Salve ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan per giocare il secondo episodio di questa serie su New Super Mario Bros. 2 per Nintendo 3DS. Non mi aspettavo un afflusso come quello che c'è stato nel precedente episodio, fantastico, avete gradito molto e spero che continuiate così. Quindi riprendiamo, da notare che qui sul menu sono comparse un po' di monete accumulate, probabilmente sono quelle 1254 che ho raccolto, staremo a vedere se nel corso del gioco continueranno ad aumentare. Quindi riprendiamo la partita da dove abbiamo lasciato, ovviamente abbiamo appena fatto la prima torre del primo mondo e possiamo proseguire. Non ho ancora sbloccato queste case di Todd qui a sinistra, lo farò in un secondo momento. Qui intanto c'è la prima biforcazione con una casa di Todd gratis, quindi entriamo e vediamo che cosa dobbiamo fare. Togliamo il puntatore qui. Ok, c'è un guantone che sicuramente dovremo colpire. Ok, dobbiamo colpire queste vite. Ecco appunto. Non che siano essenziali, ma... Ah, ma se le vite escono dallo schermo non le prendiamo, vabbè. Era la prima volta che ci provavo, abbiamo preso 3, 4, 5 vite. Tanto qui le vite piovono letteralmente nelle nostre mani. Qui c'è un cannone per passare i livelli, ma non lo userò, perlomeno non adesso. Ok, quindi, primo livello. Attenzione che è un livello rosso. I livelli rossi in genere nascondono un'uscita segreta. Ok, livello degli alberi, chissà se c'è qualche blocco nascosto qui. Nada. C'era la ruga qui, l'ho vista. Ragazzi, il gioco comunque continua a darmi problemi. Ho perso un'ora per riconfigurare tutto perché, sebbene non avessi toccato nulla, il gioco si era messo in testa di scattare. Questi sono i problemi con questi maledetti emulatori. Questo che... Oh mio Dio, no, vabbè. Questo guscio ci sta dando monete. Che meraviglia. A momenti me ne vado di sotto. Che si debba andare lì sotto? Magari c'è un bonus. Potremmo sacrificare una vita per provare. Vabbè, per il momento continuiamo. Se non dovessi trovare altre monete... Vai, il blocco delle monete. Fantastico. Questo, più corriamo, più saltiamo e più monete otteniamo. È bellissimo. Continuiamo, continuiamo. E sopra, ok, in alto non si può andare, quindi non ci stiamo perdendo nulla. Io ho il dubbio che lì sotto forse poteva esserci un bonus. Torneremo a vedere in caso non dovessi trovare tutte e tre le monete. Intanto fuori passano autobus. Entriamo nel primo tubo e accediamo al primo bonus di quest'area. Oh, tartarughina. Ok, semplice, senza infamia e senza lode, troviamo la seconda moneta stella. Grande, e checkpoint. Colpiamole. Aspetta, colpiamo questi così. No, ok. Non si sa mai, se dovessero esserci dei blocchi. Un'altra foglia. Avanti. Un cerchio rosso, qui otteniamo le monete, eccole. Prendiamole tutte. Ne manca una, eccola. E otteniamo un'altra vita extra. Aspetta, prima di rompere questi blocchi, rompiamo quelli sopra. Si sa mai. Ok. Oh, vai. Pianta. Viticcio per noi. Altra area bonus. Attenzione. Qui non dobbiamo colpire le monete. Ecco perché diventeranno blocchi. Vai. Oh, vai, noi ce le prendiamo tutte. E anzi, farò di più. Se riesco a prendere una rincorsa sufficiente, sì, dovrei farcela. Ecco qua, mi vado a prendere anche queste. Fantastico. Questo gioco è l'ideale per le persone avide. Ecco, ne ho persa una, vabbè, pazienza. 485 monete, abbiamo tutte e tre le monete. Un altro anello di... lo chiamerò l'anello di Remida. Forse ho sbagliato. No, non ho sbagliato, fantastico. Quella continua a creare monete e a prenderle. Meraviglia. Altra foglia, qui ci siamo passati. Dai, possiamo continuare.
Siamo vicini alla conclusione del livello 1, 2 e 3. Ok, posso anche volare volendo, ma dovrebbe essere sufficiente questo. Primo livello completato e otteniamo una vita extra. 38 monete. 38 vite e 576 monete. Bello. No, ragazzi, non ho visto uscite secondarie. Pausa colpo di tosse e ci è comparso un bonus sopra. Ah, che continua a seguirci. Qui sì, probabilmente userò per la prima volta delle monete perché dobbiamo sbloccare un altro livello, ma intanto ci andiamo a fare questo. Sì. Ok, prendiamolo. Credo che sia un livello acquatico. Esatto, come faccio a prendere le monete nuotando? Semplicemente muovendomi, quindi sì, per adesso muoviamoci, ci sono i pesciolini smack qui, i chip chip. Continuiamo a spostarci finché non svanisce l'effetto. Certo, non ne abbiamo prese tante come se... La mappa quanto dura? Ok, svanito l'effetto. Ora qui posso usare la coda? Sì, perfetto. Su Super Mario Bros. 3, ad esempio, la coda sott'acqua non si poteva usare. Ce la faccio a passare senza rischiare la vita. Ok, ecco, fiore del fuoco mi rimane decisamente più comodo da usare sott'acqua. In primis perché possiamo abbrustolire i nostri avversari e poi perché è anche più facile da usare. Ok, prima moneta stella con a guardia uno di questi pesciacci, ma per fortuna abbiamo il fiore del fuoco, li possiamo abbrustolire. Forse qui con la coda avremmo potuto colpire questi blocchi. Per ora andiamo avanti. Ok, un blocco sblocco. Oh mio Dio, un pesce smack, un pesce pomicione questo. Chissà che non riesco. Vediamo, eh. No, soltanto 10 stavolta. Mica può dirmi sempre bene. Ok, lì sotto c'è un tubo. Ma prima prenderò questo cerchio di monete. Vai. Entriamo qui. In teoria dovrebbe esserci la moneta centrale. Oh, eccola, ma attenzione perché veniamo risucchiati. Perfetto. Grande così. Raggiungiamo il checkpoint. Attenzione che qui è aperto. Wow. Teniamo gli occhi aperti in caso ci fossero questi passaggi. Ora io l'ho visto per caso, ma non si sa mai, dovesse nascondersi qualche bonus. Vita extra. Grande. Ragazzi, sono veramente contento che stiate apprezzando questa serie. No, il fiore già ce l'abbiamo, mi tengo la foglia. Vai, un blocco slot. Aspettate, se riuscissi a prendere la stella dopo il fiore. Eccola, possiamo fare un bel po' di danni. Prima stella del gioco. Restiamo qui. 8000, se ce ne fosse stato un altro avremmo potuto prendere una vita. E infatti c'erano, sono io che non sono stato paziente. Bam, 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 bam. A me questi livelli acquatici hanno sempre rilassato. Non sono semplicissimi, ma mi ci sono sempre trovato a mio agio nonostante tutto. Qui non possiamo entrare. No, non possiamo neanche andare sopra. Quindi approfittiamone, facciamo piazza. O meglio, vorrei poter fare piazza pulita di pesci. E la... Oh, qui. Grande. Grande. Troviamo la terza ed ultima moneta di questo livello. Stiamo andando bene per il momento. È vero che sono i primi livelli, quindi è semplice, però ce la stiamo cavando benone. Salvo la torre che ho dovuto rifare 2-3 volte per cercare di risolvere il mistero. Oh mio Dio, quanto eri grosso. Ora attenzione, un blocco P. Oh, monete blu, vai, prendiamole tutte. Eccomi. Nulla, soltanto monete blu. Questa moneta... Ah, queste fanno parte del cerchio. Dicevo, perché sale. Oh, pesci.
credo che ci siamo. Monete le abbiamo prese tutte e tre, quindi serenamente verso la fine del livello. Ops, ops e ops. Grande! Un'altra vita, siamo a 43. Mario time. Fantastico. Yeah. Ok, siamo arrivati al castello, ma ovviamente io prima... Hai ottenuto 2000 monete, da paura. Cominciamo a sbloccare i percorsi. Ti servono 5 monete stella per passare di qui. Vuoi spenderle? Certo. Non sia mai che io lasci un livello non compiuto. Vuoi salvare i tuoi progressi? Sì. Anche se in realtà non è una mossa molto furba, perché metti caso mi si impalli tutto quanto, potrebbe essere un problema. Intanto... Ok. Tutti i tubi. Ci si entra? No. Pam pam. Piante piragna. Oh mio Dio, lì si cadeva, non l'avevo visto, mi stavo buttando a capofitto. Però aspetta, potrei lanciare questa. Oh, fiore. E monete. Via. Attenzione, questa è nuova. E intanto troviamo la prima moneta stella. E vai. Che succede se lancio? Imbecille di un Ivan. Bravo Ivan. Allora facciamo una cosa, questa lanciamola qui. Qui posso entrare? No. Ho perso un potenziamento inutilmente. Questo ci sputa verso l'alto. Sebbene abbia un bonus di riserva. No, qui non si entra. Ma sì, usiamolo, vai. Tocchiamo il fiore nella riserva e andiamo. Muori. Da qui ci siamo sbucati, quindi attenzione, prendiamo questa rughina e lanciamola sapientemente qui. Oh, 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 grande. Yeah. Chissà se lì si entrava. No. Ok, entriamo. E ci ha sputato un'altra volta. Però aspettate. Sì. No, ho lasciato una moneta. Ecco qua. Benone. Proviamoli tutti. Qui probabilmente si sale, ma voglio andare giù. Ok, anello di Remida. Sì, vai. Sì, soldi, soldi, soldi. Tanti soldi. E lì ce n'è anche un altro. Ah, ah. Vai. Meraviglia. No, non è una meraviglia. Quella lo è invece. Vai, geyser di soldi. Tutti miei. Grande. E porca miseria, a saperlo mi dimentico sempre che posso andarci sopra. Però riusciamo ad ottenere. Ok, ok, saltiamo, saltiamo, saltiamo. Qui dietro invece cosa c'è? Tante belle cosine. Io cerco di continuare a correre, non voglio restare immobile. Magari troviamo... Oh, vieni qui, non scappare. Vita extra. Torniamo indietro perché comunque ci manca la moneta centrale, che non ho ancora trovato. Oh mio Dio, cosa ho fatto? Checkpoint, ok, ma... Ho perso, temo, la moneta centrale. Non la sto trovando, ragazzi. E questo potrebbe essere un problema. Muori. Ok, qui abbiamo fatto apparire altre monete. Tu muori. No, oh, grande. No, Houston, abbiamo un problema. Aspetta, Beh, una è lì e va bene. Intanto vediamo se riesco. No, 30. Ok, qui ne prendiamo un'altra. No, sbagliatissimo, ragazzi, dovrò tornare.
Non so se era la seconda, spero di sì a questo punto. Si entra, dove si va? Altro anello di Remida. Ma come cavolo ho fatto a farmi colpire così? Oh mamma mia, spettacolo. Però purtroppo non c'era un'altra moneta qui. Probabilmente dovrò rifarlo. A meno che non posso tornare in... No, mi fa riapparire qui, maledizione. Se avessi avuto la coda da procione, probabilmente avrei potuto... Vita extra. Sarei potuto volare sopra e rifarlo. Vabbè, non c'è problema. Rientro, tagliando. E lo rifaccio. Anche perché ne ho presa vergognosamente soltanto una. È un problema, perché non ho trovato neanche l'altra. Va bene, finiamo il livello così come viene. Rientro e vado a cercarla. Una so dov'è, l'altra... Boh... Vedremo. Intanto sblocchiamo la strada per il castello. Possiamo andare a finire il gameplay e stiamo a 3000 monete. Io rientro. Intanto cercherò di prendere quella moneta stella che abbiamo visto. Poi se nel frattempo trovo quell'altra, ben venga. Una cosa positiva del dover rigiocare i livelli è che si continuano ad accumulare monete. Quindi, cosa buona e giusta. Ok, ci siamo, un altro anello di Remida. Lo chiamo anello di Remida perché Remida era un re che ottenne la capacità di trasformare tutto quello che toccava in oro. Anche se fece una brutta fine, perché al momento di sedersi a tavola non riusciva più a mangiare perché tutto quello che toccava si trasformava in oro, quindi morì di fame. Intanto continuiamo ad accumulare, splendido. Attenzione che da lì usciva un geyser, ricordo. E stavolta le ho prese tutte. Altra vita. Vite e monete, come se non ci fosse un altro ieri. Chissà se riesco a fare... Mannaggia, c'ero riuscito. Me la sono giocata male. Peccato, peccato. Vabbè. Ragazzi, qui ci sono sempre dei blocchi. Ogni volta che arrivate qui, colpite sempre perché si trovano degli oggetti. Vai, altre monete. Ok, ci stiamo avvicinando, eh. Era da queste parti. Intanto ammazziamo questa pianta. Vediamo se riesco. Ok, è lì la moneta. Vediamo un po'. No, sempre da 10. Ora, attenzione, perché qui noi dobbiamo allontanarci quanto basta per farla. Oh, che abbiamo deciso? Ecco fatto. Così. E stavolta l'abbiamo presa. Siamo a 2. Qui non si entra. Cerchiamo di provare di tutto perché non ho visto strade. Quindi sicuramente sarà uno di questi tubi. Questo? No, questo l'avevamo già trovato. Ok, altro anello di Remida. Stavolta non mi sono fatto beccare. Oh, meraviglia. Soldi, soldi, soldi. Tieni. Qui non c'era altro. Bene. La moneta deve essere qui da qualche parte. Oh! Porco boia! Ah. Stupida! Maledizione! Proviamo un po'. Uno di questi tubi. No, certo, se potrei usare il fiore in realtà. Anzi, userò il fiore. Tanto si trovano. Ammazziamo questa. Vediamo. Oh! Wow, questo non l'avevo visto. E infatti eccolo, grande. Tartarughina, pensaci tu. Mamma mia che rischio. Lo prendi, vero? Anche mancia. Vai. Livello completato, ragazzi. Possiamo andare serenamente verso la fine. Senza farmi colpire. Anche perché sta finendo il tempo. Beh, non l'ho colpita dalla cima, ma... può andare bene. 3 monete, livello completato. Possiamo andare a fare il castello. Sembrava un'altra cosa. Possiamo andare a fare in castello, sì. Una casa di Todd. Vediamo un po' che ci dai. Oh, porca miseria, anche qui c'è il fungo mini.
Che ne so se mi serve, ragazzi. Vabbè, per il momento... Scusa, Todd. Ti ho sparato una palla di fuoco. Scusa. C'è anche il fungo mini. Teniamo presente questa cosa, quindi... Ci saranno sicuramente dei passaggi stretti per... arrivare alle monete stella. Intanto siamo alla fine del primo mondo. Fatemi controllare... ok, le case di Todd poi le prenderemo, ragazzi. Quelle che richiedono monete. Intanto andiamo a farci il castello. Oh mamma. Un blocco qui. Oddio, aspetta. Mannaggia. Ma si può essere più imbecilli? Sono andato a morire per la prima volta nel modo più stupido. Porca miseria. Tutto me so giocato, mannaggia a me. 64 vite, non è un dramma, ma... Io non riesco ad agganciarmi a questa corda, vi rendete conto? Allora, proviamo qui. Ok, neanche dovevo tenere premuto per scendere, basta che premo verso il basso. Mannaggia, ok. Attenzione. Un bonus, ho un fiore nella riserva, quindi non è che stiamo messi male, però... Intanto un fungo lo abbiamo preso. Attenzione che questi ci colpi... E quello come cavolo la prendo? Ah, ok. Sì, ma non moriamo. Vacca. Monete, monete. Ciao, tartaruga. Tiè, chissà se qui sopra... Oh mio Dio, ok, abbiamo trovato qualcosa. Si può salire, a momenti ci rimetto le penne. Però troviamo un blocco con una foglia. Grande. E qui dobbiamo volare. Oh, vai. Aspetta che non so dove vado. Seconda stella, seconda moneta stella trovata. E checkpoint, bene. Mi chiedo se anche qui ci sia un'uscita segreta, ma... Ok. Posso continuare a dondolare? E certo che dondolo. Monete gratis, bello. Vita. Ok. Twomp. Ciao, Twomp. Bene. Altra corda. Lì sopra. Lì sopra si può salire. Forse volando ce la faccio a prendere una rincorsa. Oh mio Dio. Lì sono comparse delle monete, ma aspetta. No. Boh. Non lo so. Forse posso prendere una rincorsa da quest'altra parte. Aspettate, vediamo. No, non posso perdere la coda. È troppo rischioso. Aspetta. Ok. Oh mio Dio, non l'avevo visto. C'è la terza moneta, quindi non stiamo perdendo cose fondamentali. Però la curiosità è maledetta. Ma se io premo select? No, con select metto solo pausa. Devo per forza toccare la foglia. Siamo arrivati dal boss e ci dà un'altra foglia. Io voglio vedere. Eh sì, troviamo una stanza strapiena di soldi. Eh sì, e si ricollega a quel punto che avevamo visto prima. Altra vita extra, bene così. Anche se mi tocca rischiare la pellaccia qui. Ok, facciamolo cadere. E pian pianino andiamo ad affrontare Roy. Stavolta incontriamo lui. Un altro bonus qui? No. E allora via di corsa. Stavolta sì. Roy Koopa. Devo colpirlo. Ok, sì, perfetto. Attenzione. Soprattutto perché le pareti si restringono. Però non è particolarmente difficile, dai. Oh mio Dio, sembra di essere nel compattatore di Star Wars. Eccoci. E vai. Grande. Oh, una chiave. Mario, number one. E completiamo il primo mondo di New Super Mario Bros. 2. Grazie Mario, ma... Iggy. Ma come? Pensavo di trovare un Todd.
Torna qui, vigliacco! Livello desertico. Tipico. Ora puoi accedere alla nuova modalità Febbre dell'Oro. Probabilmente la vedremo più avanti. Ok ragazzi, per questo gameplay è tutto. Stiamo a 4000 monete, ormai ci siamo, salviamo. Tanto sembra essere andato tutto per bene. E io mi fermo qui. Spero vi sia piaciuto anche questo episodio. Spero che lo seguiate con lo stesso trasporto con cui avete seguito il primo. Se vi è piaciuto fatemelo sapere lasciandomi un like, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto, altrimenti significa che state scroccando. E lasciatemi anche un commento, sono sempre felice di leggerli e quando sarà il momento li leggerò anche nelle dirette che faccio di tanto in tanto. Per ora chiudo e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao ragazzi, abbraccione da zio Ivan.